Con noi Silvio Bruni, ideatore di Che Bolle, da prima Orta, poi Arona ed ora Varese. Insomma, un percorso che sta cominciando a dare i suoi frutti. Sai, noi, come si suol dire, non siamo nessuno, non siamo un'associazione, non siamo un ente, siamo un insieme di piccole persone che stiamo cercando di mettere insieme questi due mondi, quindi dai produttori a tutto quello che è il mondo dei distributori, degli Horeca, di qua e di là. Però credo che anche in questi due giorni a Varese si è capito qual è l'idea, qual è il modo di affrontare questo argomento. Poi ci mancherebbe, tutti i giorni possiamo imparare e siamo qui per imparare, però sono moderatamente contento perché sono arrivati due o tre personaggi di livello non certo del mio, ma di un buon livello, quindi hanno parlato e hanno detto delle cose che poi penso che sentirete nelle tue bellissime interviste che sei in grado di mettere a suo agio chiunque. Quello che traspare da questo percorso, fermo restando che non abbiamo nulla di nuovo, non è stato inventato nulla di nuovo in termini di evento, però una cosa importante è quella di aver dato voce a delle realtà qualificate, magari piccole, da andare a cercare, però portate alla luce con un valore aggiunto di un prodotto di primissimo livello. Io, così, nel pur parler con un po' tutti, è stato bello questo potersi interfacciare fra di loro, capirsi di qua e di là e procacciarsi a vicenda situazioni anche commerciali, nel senso, cavolo, questa cosa perché no, lo posso fare nel mio maso piuttosto che nella mia, cioè, questo per me è il modo, cioè io non vado alla ricerca di grandi aziende, io cerco quelle che hanno bisogno di avere una voce in più e credo che la maggioranza mi sta raccontando queste cose qui e poi penso che tu gli hai estrapolato nel tuo modo di farli venire fuori questa sensazione, io credo. Allora, traducendo questo evento in termini musicali, è stato fatto un sound check, quindi le prove generali sono andate più che bene, adesso c'è da partire con la tournée 2020, quattro date. Sono già garantite? Assolutamente sì. Si trovano i biglietti già su Ticket One per il concerto di Silvio Bruni on tour. No, che bolle, cosa bolle in pentola, ormai si è capito. Bravo, anche una persona più importante di me, prima di me, ha detto il che bolle mi è piaciuto perché cosa bolle in pentola e non pensavo, detto da lui, di avere sulla pentola tutte queste cose a cui io ho dato credito in modo espansivo, e questo lo ha detto una persona o più persone più importanti di me. Quindi siamo certi, possiamo annunciarlo ufficialmente, 2020, quattro eventi garantiti. Quattro eventi, due in Piemonte e due in Lombardia, sicuramente in un paio di weekend, adesso dobbiamo chiudere la data, andiamo sul Lago di Como e quindi poi dopo ritorniamo in Piemonte e poi saltelliamo Piemonte-Lombardia con una piccola chicca, vediamo, non lo... che andiamo verso il Vinitaly perché c'è qualcosa che bolle in quelle date, ma lo saprete nel breve. Insomma, la pentola è molto grande, ribolle un gran materiale da verificare in futuro. Grazie Silvio, grazie, bocca al lupo, grazie, alla è stato prossima. Gentilissimo.